diciamo, la comunicazione di riassunto dei servizi è frutto di un incontro nazionale tra le tre amministrazioni in gioco, quindi l'INPS, l'INPS e il Ministero dell'Economia. Quindi c'è la premessa di un accordo a livello nazionale di tutti e tre gli enti. Però qui? Qui l'Ufficio Scolastico Regionale non dà seguito a questa comunicazione. Perché c'è una competenza nostra. Il problema è che secondo noi il Ministero è il datore di lavoro dell'Ufficio Scolastico Regionale, quindi qual è il motivo per cui un subalterno non dà seguito a disposizione del suo datore di lavoro? C'è punto di domanda. Punto di domanda. Io no, sopravanzato. Perché il MIUR lo ha detto di reintegrare, perché non lo fanno? Non capisco, non capiamo. Reintegrare oppure comunque, guardate, la cosa è, avrebbero dovuto soltanto dare la dispensa, perché adesso ci devono rispondere. Come mai nella stessa Italia ci sono persone che con lo stesso decreto e le stesse condizioni hanno avuto la dispensa e noi no, solo perché siamo capitati in un momento sfavorevole? La dispensa, io intendo la pensione, intendo la mensilità, intendo la liquidazione. La dispensa ce l'ha. Va bene, sì, io intendo la pensione. Che prendendo la pensione. Sì, appunto. Sì. Altra cosa è il pagamento. Sì, va bene. Perché il decreto, sì, il decreto è stato firmato, sì, sì. Comunque sia, tutti i dirigenti scolastici hanno firmato il decreto in base a quella legge. L'accordo a livello nazionale, poi solo lui dovrebbe vedere dove ha sbagliato, perché si sta pagando delle motivazioni come noi, che abbiamo domanda anche dopo di me, dopo di loro, e altri no. Non erano ancora sembra che l'Italia sia stata fatta, non c'è la ruota della fortuna, quindi non è assolutamente i dirigenti così, INPS è stata registrata, che si prendono le loro responsabilità di dire dove ho sbagliato, perché tu puoi trattare nello stesso territorio, nella stessa via quasi, le persone in due maniere, un errore c'è stato. Quando siamo arrivati noi, probabilmente sono andato all'INPS perché mi avevano detto che il DF... Allora, nel momento in cui hai un decreto, mandi via anche uno per errore. Hanno detto, abbiamo ricevuto notizie dal provveditorato di bloccare il conto e non c'è neanche la liquidazione.